Ich bin gerade Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta con il vostro più gufo. Cari followers, buona giornata a tutti, buon giovedì a tutti. Attenzione ragazzi, siamo quasi arrivati a quota 2000 iscritti. Io vorrei ringraziare veramente di cuore ognuno di voi, ma soprattutto gli utenti, gli iscritti che si sono iscritti al canale quando il canale è stato creato un anno fa e mi hanno seguito per un anno intero. Veramente ragazzi, grazie di cuore, vi vorrei ringraziare veramente uno per uno. Per coloro che non si sono ancora iscritti al canale, vi ricordo il momento tenerezza. È importante l'iscrizione al canale non solo per raggiungere adesso il prossimo obiettivo, dobbiamo raggiungere sempre più iscritti, però è importante l'iscrizione al canale perché a voi non costa nulla, però veramente date una mano significativa allo sviluppo del canale del vostro YouTube. E presto ci saranno delle novità, sto ristrutturando una stanzetta che però, diciamo, il nuovo studio è una stanzetta. Però ragazzi, ci saranno delle novità in arrivo, molto belle. Ad ogni modo followers, andiamo avanti, parliamo di cose serie. Dobbiamo parlare della rivalità. Voi sapete ragazzi che c'è una rivalità, la vera rivalità della Juventus. Voi dite, ma questi qua, Champions League, i cartonati. No, ragazzi, i veri rivali della Juventus è la Fiorentina. Lo sanno tutti ragazzi, ogni anno la Fiorentina lotta al vertice per vincere lo scudetto ogni anno e arriva sempre seconda per colpa della Juve che ruba, perché la rivalità della Fiorentina è con la Juventus e quindi giustamente loro stanno per ingaggiare Andrea Barzagli per essere comunque l'allenatore dell'Under 16 e giustamente i tifosi in rivolta dicono no, è della Juve, non lo vogliamo, e giustamente la società della Fiorentina fa comunque una retromarcia e non ingaggiano più Andrea Barzagli. Che poi si sono persi Andrea Barzagli, ma chi è questo qua? C'è un difensore di scarsa fattura, uno che comunque non ha neanche esperienza in Champions League, non capisce di calcio, è uno veramente terra terra che ha giocato così appena qualche stagione in Serie A. Hanno fatto bene, che si concentrino con delle cose più importanti, perché poi c'è questa forte rivalità con la Juventus, quando poi ragazzi non ci fosse stata la Juventus, quelli della Fiorentina avrebbero vinto 99 scudetti, perché loro ragazzi, la Juve poi gioca, se dice deve fare la Champions League, Coppa Italia, la Juve, l'obiettivo stagionale della Juventus è vincere due partite all'anno, quella in casa e quella fuori casa con la Fiorentina. C'è solo la rivalità con la Fiorentina, quindi è normale che questi qui giustamente sono i rivali numero uno della Juve e fanno bene a non accettare Andrea Barzagli. Ragazzi, un applauso ai tifosi della Fiorentina che, ripeto, si dimostrano ancora una volta essere proprio una spanna al di sopra di tutti gli altri. Veramente bravi, veramente bravi, eccellenti direi. Parlando di rivalità ragazzi, c'è anche la rivalità con il Bologna, anche perché il Bologna, attenzione, non ci vuole vendere Calafiori. Anche loro hanno questa rivalità fortissima, non è come quella della Juventus con la Fiorentina, però anche loro hanno questa rivalità proprio accesissima con la Juventus e dicono Calafiori, noi non te lo diamo. Allora io direi una cosa, non voglio fare adesso quello che fa la Volpe e l'Uva, no? Dicevo, la Volpe non arrivava a prendere l'uva che stava troppo in alto, saltava e alla fine dice vabbè, ma quest'uva non mi piace, secondo me è un po' acerba, sempre intermerda. Questo è quello che disse la Volpe, e giustamente io mo non voglio fare la Volpe con l'uva, però Calafiori qua, 50 milioni è un po' troppo. Cioè, io posso capire che questo qui è un calciatore bravo, sicuramente avrà il suo tipo di essere un calciatore che imposta, che può fare il terzino, può fare il centrale, si conosce con Thiago Motta, poi c'ha la capigliatura alla Maldini, quindi solo il fatto che c'ha i capelli e che si può mettere la fascia ai capelli lunghi vuol dire anche che lui farà la stessa carriera, se non meglio, di Paolo Maldini. Però 50 milioni sono un po' esagerati ragazzi, secondo me fa bene il Bologna che non ce lo vuole vendere, poi domani va Marotta, glielo vende per 20 milioni più Valentin Carboni, ci mettiamo dentro Valentin Carboni e poi
come contropartita anche Valentin Carbone. Quindi lo prendono gratis, anzi addirittura è il Bologna che li deve a loro dei soldi e li vendono tre volte lo stesso calciatore. Tanto alla fine la Consob, la Kovisok, Peppino Chinè. Ma secondo voi Peppino Chinè, detto Ossobuco, va a controllare le operazioni della SF Inter di Milano, ragazzi? Non mi fate ridere, parliamo di cose importanti. Vorrei parlare con voi, ragazzi, di categorie. Io voglio parlare con voi adesso di categorie, però prima vi devo dire una cosa veloce veloce. Siccome continua a scrivermi quello là di Roma a dire vabbè, ma tu per du spicci, tu sei quello che va sempre contro la nazionale italiana, non sei italiano, io non capisco come fa uno come te a fare tutte ste cose e poi non tifi la nazionale italiana. Facciamo una cosa, io non ti faccio tanti discorsi, facciamo una cosa. Juventus plus Valencia in una percentuale minima rispetto comunque al fatturato e a tutto quello che la Juventus ha fatto delle plusvalenze che comunque non servivano per fare l'iscrizione al campionato, però ha fatto delle plusvalenze ed è stata punita, ok? La Roma ha fatto in percentuale molto di più di plusvalenze rispetto alla Juventus, plusvalenze che effettivamente non sono state fatte poi con dei calciatori che effettivamente erano dei calciatori validi, erano proprio delle pedine di scambio, dei calciatori che poi sono finiti nel dimenticatoio, eppure voi non siete stati né indagati né alla fine dalla giustizia sportiva, che voglio dire, no? Né indagati né puniti, alla fine è finito tutto nel dimenticatoio. Allora, Juve punita, Roma la passa liscia. Allora è normale che quelli che tifano Juventus sono un po' incazzati con questa FIGC. Quindi che succede? Che succede? Fosse stato il contrario, che era la Juve a passarla liscia e quelli della Roma fossero stati puniti, saresti stato tu a non volerti fare l'Italia all'europeo. E ne avresti detto di tutti i colori. E poi sicuramente. Immagina tu, siccome si tratta della Juve, darà luce e vino, però fosse stata la Roma ad essere punita, sarebbe scoppiata proprio la rivolta mondiale. Quindi, io ti dico una cosa, facile parlare quando la tua squadra, la Rometta, non viene nemmeno presa in considerazione dalla giustizia sportiva. Non è facile parlare, vengono puniti gli altri, ma come si fa a non ti fare la FIGC? A Romano, fammi una magia, sparisci, e noi andiamo avanti, parliamo un attimo, ragazzi, di categorie. Vorrei parlare con voi di categorie, perché come disse Massimiliano Allegri, ci sono delle categorie. C'è la categoria, per esempio, di Cristiano Ronaldo, che è un attaccante. Poi c'è Ronaldo, quello vero, secondo quelli dell'Inter, non era quello vero, perché quello vero era quello dell'Inter. C'è anche Ronaldo, il fenomeno, che anche lui, no, è attaccante. E poi, ragazzi, mettiamo, che ne so, Bazzani, per dire, con tutto il rispetto per Bazzani, o Moscardelli, per dire, no, dei calciatori potenti che hanno fatto comunque dei gol. Però c'è Cristiano Ronaldo, c'è Ronaldo il fenomeno e poi ci stanno dei calciatori, perché ci sono delle categorie. Infatti, ragazzi, lo stipendio che percepisce Cristiano Ronaldo, Messi o Ronaldo il fenomeno che percepiva a suo tempo, giustamente c'era, no? Ci sono delle categorie, no? Ragazzi, c'è per esempio la SF Inter di Milano, che è uno squadrone fortissimo. C'è adesso una squadra di Serie B, ci sono delle categorie, no? Anche nel giornalismo, ragazzi, è così. Abbiamo Repice, per esempio, categorie. E abbiamo Tancredi Palmieri. Stupido! Sì. Abbiamo anche Tancredi Palmieri. Ragazzi, ci sono delle categorie. Voi vedete che io vi faccio vedere questa cosa. Voglio condividere con voi un video, ragazzi. C'è il nostro Repice. Spero che si senta bene, perché quando condivido lo schermo spesso non si sente molto bene. Ascoltiamo. Ciao Luca, buonasera. Da parte del giornalista italiano volevo ringraziarti per tutto quello che hai fatto vedere. Volevo ringraziarti per tutto quello che hai fatto vedere non solo stasera ma nell'arco della tua carriera. Anche stasera hai lasciato da grandissimo andando a segnare un gol dopo esserti fatto pagare, dopo che ti sei fatto pagare un calcio di rigore. E volevo solo dirti questo, vorrei pregarti di non smettere mai, perché sei uno dei più grandi calciatori che mi sia mai stato dato di commentare. Grazie. Adesso ascolterete il calciatore Modric che gli dice
grazie a Repice 4-5 volte, lo dice in italiano, poi comunque dice grazie anche nella sua lingua in croato, quando finisce poi di parlare, di rispondere, dice ancora una volta grazie, si commuove, perché comunque Repice, ragazzi, a Repice, poi giustamente c'è Tancredi Palmieri, giustamente Tancredi Palmieri che parla con De Bruyne e che cosa risponde De Bruyne? Stupid. Per quelli che comunque sono cartonati, che hanno solo un neurone, vi traduco stupid in inglese, vuol dire stupido. E quindi gli danno dello stupido a Tancredi Palmieri. In mondovisione, perché giustamente l'europeo lo vedono tutti in tutto il mondo. Quindi c'è Repice, ci sono delle categorie anche per i giornalisti. C'è Repice e poi ragazzi vedete che c'è Tancredi Palmieri. Stupido! Infatti. Perché ragazzi, sono cose che succedono. Io infatti l'altro giorno, nell'altro video vi dicevo tanti problemi che abbiamo comunque nel calcio italiano. Secondo me la causa di tantissimi di questi problemi sono proprio i giornalai. E infatti ragazzi, vedete il livello dei giornalisti che abbiamo in Italia, ragazzi. Va a parlare con un calciatore e il calciatore giustamente gli dice stupido, che ripeto, vuol dire stupido. Gli dà dello stupido in mondovisione davanti a tutti. Poi giustamente lui se lo lega al dito, sul suo Instagram si mette a tradurre dei post che le ha scritto uno in indiano o in non so in arabo, le ha scritto qualcosa che secondo lui gli darà ragione, si mette a tradurre questo post, vedete, cerca di fare una shitstorm contro De Bruyne, però alla fine tutti lo prendono praticamente, lo cazziano in lungo e in largo sui social, perché giustamente ragazzi Tancredi Palmieri stupido, ecco, si qualifica da solo. Però ragazzi, sempre lui Tancredi Palmieri giustamente fa questo post, io ve lo voglio far vedere, perché praticamente lui ci dice che attenzione, la Juventus è la solita Juventus, ragazzi, lo dice Tancredi Palmieri, vedete, dice oh che Kefren Turam, quello forte, ve l'ho spiegato nel video di ieri, che Kefren Turam quello forte, perché quello che avete voi alla SFU Inter di Milano è quello scarso. Ve l'ho spiegato nel video di ieri, muti. Kefren Turam lascia l'Olimpica francese perché la Juventus gli ha proibito di partecipare alle Olimpiadi. E giustamente vedete qua sotto, ragazzi, stile Juve, antisportivi dal 1897, stile Juve, sono sempre i soliti, niente da aggiungere, bla bla bla. Ragazzi, vedete, purtroppo questo è il livello dei cartonati. Giustamente, se lo dice Tancredi Palmieri, stupido! Ecco, è normale che il livello di quelli che seguono questo signore con una dignità piccola così, è normale che questo è il livello. Ragazzi, anche Mbappé non può partecipare alle Olimpiadi perché il Real Madrid gliel'ha impedito. Però vi devo dire anche un'altra cosa. A marzo, non adesso, a marzo, i cartonati hanno fatto sapere ai loro tesserati, tra cui Lautaro Martinez, detto mi tuffo e rimango per terra, Turam, quello scarso, e stai muto cartonato, perché te l'ho spiegato nel video di ieri. Quello scarso. Mi dispiace, è quello scarso, lo dice anche il fratello. E quell'altro lì, come si chiama mo che non mi ricordo, tutti questi qui praticamente della Cartonese sono stati avvisati in anticipo a marzo! Non adesso, a marzo! Sono stati avvisati che non possono partecipare al torneo delle Olimpiadi perché la società non è d'accordo ed è un diritto di tutte le società. Come vedete, lo fa la Juventus e iniziano che vogliono montare il caso. Loro lo hanno spiegato a marzo che non parteciperanno alle Olimpiadi e giustamente tutto questo casino non lo fanno perché, ragazzi, giustamente loro devono spalare sempre fango sulla Juventus perché è la loro ossessione. Purtroppo ragazzi, le categorie, ve l'ho spiegato, Tancredi Palmieri stupido, infatti corrisponde alla sua categoria, ragazzi, la categoria praticamente degli sfigati. Ad ogni modo, cari followers, la seduta con il vostro Yugufo termina qui. Io vi ricordo il momento tenerezza, iscrivetevi al canale, lasciate un like e commentate. Noi ci vediamo nella nostra prossima seduta.
Chi non si iscrive al canale appartiene alla stessa categoria di Tancredi Palmieri. Stupido! Yeah.